Bene, buongiorno a tutti a questa seduta per questa lettura dell'illustrissimo collega Dottor Mancini, che stamattina è voluto essere con noi. E nell'ambito di questo corso che stiamo seguendo ormai da diversi mesi, è il modulo che riguarda il sottoscritto e proprio riguarda il paesaggio naturale antropizzato e quali sono gli elementi che lo compongono. E ho ritenuto opportuno anche nell'ambito di questo corso di introdurre lezioni più specifiche, come ho già fatto con il professor Ciancio e il professor Ferrara, per quanto riguarda alcuni aspetti territoriali. Ora, uno degli argomenti che abbiamo cercato di introdurre e di portare all'attenzione di tutti, sia per ciò che riguarda i progettisti, per ciò che riguarda gli enti territoriali, eccetera, è proprio il discorso della conoscenza del suolo. Purtroppo in Italia non esiste una cultura diffusa sul suolo, mancano parecchie conoscenze e per quello che mi sembrava importante illustrare qual è anche il ruolo che il suolo ha nell'ambito dell'economia di una regione, del paesaggio e via dicendo. Quindi, infatti, la mancanza di queste conoscenze ha portato nella nostra regione, come in altri paesi del Mediterraneo, a parecchi scompensi negli aspetti ambientali. Talvolta non aver considerato la fragilità di questi sistemi ha portato anche dei grossi problemi di degradazione e di desertificazione. Ora, è vero che c'è stato anche dei problemi che riguardano l'economia del paesaggio, soprattutto in agricoltura e selvicoltura, però è anche vero che avendo diminuito l'interesse per queste risorse, questo ha portato anche a non conservare bene queste risorse. Quindi talvolta poi per una mancanza di conoscenza si assiste a dei grossi scempi sul paesaggio e come è abbastanza evidente l'introduzione di certe specie esotiche, l'urbanizzazione delle aree periferiche della città, dove veramente si ha necessità di rivedere un po' tutto. Quindi ho insistito molto su questo aspetto durante questo corso, sui pedopaesaggi, su queste nozioni da acquisire e sulle funzionalità che ha appunto la conoscenza dell'uomo sia nel nostro paese e in particolare negli ecosistemi della nostra regione. Sulle funzioni del suolo, infatti, non sono soltanto di mera supporto delle piante, ma è importante conoscere, come ho visto in diverse lezioni, qual è il ruolo del suolo, soprattutto sulla biodiversità, quali sono le azioni che regolano la biodiversità. Il suolo è certamente uno degli elementi più importanti sull'azione della biodiversità. Le funzioni che ha il suolo sulla regolazione dei flussi idrici nei bacini, ne abbiamo parlato anche abbastanza a lungo in diverse classi, e quindi tutto il problema che il suolo ha sull'impinguamento delle falde e sulla depurazione delle acque in particolare, e il suolo anche spesso come elemento ambientale che serve anche per le costruzioni, per le ferrovie, per le strade, per le città. Tutto deve essere regolato in questo senso. Noi oggi qui abbiamo noi il professor Mancini, cui lo ringrazio moltissimo pubblicamente perché è il maestro della pedologia in Italia, certamente il maestro di noi tutti, a cui dobbiamo parecchio. E lui che ci ha insegnato e ci ha portato su questa scienza che sta dando oggi i suoi frutti anche nel nostro paese. In questo contesto abbiamo parlato più volte anche di pedologia e di suoli, eccetera, una rese che ha fatto appunto Paolo Baldaccini ed altri colleghi come Andrea Vacca, Sergio Vacca, De Sena, Puglio, eccetera. Tutti hanno parlato su questi problemi. Perché hanno avuto anche qui in Sardegna una grande importanza la conoscenza dei suoli, soprattutto in materia di alcuni settori della pianificazione. Basta ricordare la funzione che ha avuto nel piano acqua della Sardegna, che il suolo è stato determinante, praticamente è stato il direttore di quella che è stata la pianificazione. Oggi illustreremo alcuni aspetti più importanti del paesaggio, eccetera, in questo senso, che il professor Mancini, che ripeto è il decano della pedologia italiana, ma è anche il presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali, nonché vicepresidente dell'Accademia di Sorgofli, membro onorario della Società Internazionale della Scienza del Suolo, potrei dirne anche altri per illustrare questa grande figura che oggi è venuto qui da noi. Quindi io passerei volentieri sulla parola al professor Mancini che illustrerà la sua relazione.